Amici di Piave TV, ben ritrovati con la nostra informazione qui dalla nostra sede, operativi più che mai 24 ore su 24. Oggi parliamo di medicina, ma soprattutto di una new entry qui a San Donà di Piave, un nuovo primario, un nuovo chirurgo per quanto riguarda la casa di cura Rizzola. Io vado subito a presentarlo e sicuramente impareremo a conoscerlo bene. Ed è il dottor Claudio Caldato, primario ex di Treviso per quanto riguarda chirurgia. Professore, ben trovato, grazie dottore. Grazie a lei, grazie a voi per avermi invitato a questa chiacchierata. È un grande piacere, soprattutto ben entrato nella nostra, come new entry, nella nostra grande famiglia, nella nostra grande, piccola, grande comunità. Mi auguro di soddisfare le vostre esigenze in futuro anche breve. Certo, dottore, ma lei sicuramente è il benvenuto, sarà il benvenuto ancora. Ringraziamo anche il dottor Cestrone che ci è venuto a trovare e ha appunto accompagnato il dottor Caldato. Dottor Caldato, iniziamo subito col dire innanzitutto le sue prime impressioni, come si trova qui a San Donà, insomma. Beh, ho conosciuto San Donà in questa occasione perché, a dire il vero, la conoscevo molto poca. La città è bella. Bella, sì. Ho trovato poi nella casa di cura Rizzola una struttura molto professionale, sì. Molto professionale anche dal punto di vista così visivo, è molto bella da vedersi e anche molto, secondo me, efficiente da quello che ho già potuto vedere, che coglie le esigenze di particolari utenti, che secondo me è quello, sull'argomento in cui dovremo puntare maggiormente, sì, maggiormente, assolutamente. Ho avuto un'impressione sicuramente positiva. Positiva, questo ci fa assolutamente e piacere. E anche per questo ho accettato l'incarico che mi ha gentilmente offerto il dottor Cestrone. Dottor Cestrone, certo, fra poco ci arriveremo assolutamente, parleremo di questo grande progetto, parleremo ovviamente di tutto ciò che coinvolge questa grande iniziativa, ovviamente, che l'ha portata qui da noi a San Donà di Piave. Prima però, per conoscerla meglio, dottor Caldato, iniziamo un pochino a dire che lei è stato primario a Treviso per quanto riguarda la chirurgia, ovviamente un curriculum lunghissimo, voglio dire, grandi esperienze lavorative. Dottore, ce ne vuole un po' parlare, insomma, di questo excursus storico per quanto riguarda il suo curriculum vitae, diciamo. Io ho lavorato sempre presso l'ospedale di Treviso, ho cominciato là la mia attività professionale da giovane assistente volontario e poi ho avuto e ho lavorato per 35 anni. 35 anni, caspita. Quindi ho lasciato il lavoro proprio qualche giorno fa per raggiunti i limiti di età. Sì, sì. E ho avuto nella mia esperienza lavorativa a Treviso il grande onore di lavorare per 11 anni col professor Tommaso Tomaseo. Ah beh, caspita, sì sì. Che è un nome di fama, sì. Primario della prima chirurgia, un primario è una persona favoloso dal punto di vista sia umano e anche professionale. Il professor Tomaseo portò a Treviso la grande chirurgia maggiore dell'addome, del torace e portò anche la chirurgia dei trapianti, perché nel 1987 fu eseguito a Treviso il primo trapianto renale e nacque il centro trapianti che fu secondo solo a Verona e tra i primi in ambito nazionale. Vero, ricordo che era molto all'avanguardia, soprattutto gente che veniva da tutta Italia e anche da fuori Italia. È ancora adesso all'avanguardia. Tra l'altro io poi da lui sono arrivato nell'83, ho lavorato per 11 anni con lui e ho acquisito non solo le tecniche chirurgiche maggiori dell'addome e del torace, ma anche la capacità e l'esperienza per eseguire un trapianto renale e tutto quello che è associato al trapianto renale. E ho conosciuto e ho avuto la grande opportunità di conoscere il mondo della trapiantologia, il mondo dei trapianti, perché bisogna viverci per capire cosa prova un paziente in dialisi, affetto di insufficienza renale, nel momento in cui gli offri il trapianto, lo esegui, va tutto bene, è una cosa che rende quell'intervento qualcosa di diverso da tutti gli altri interventi che un chirurgo può fare. Quindi ho avuto questa grande opportunità di lavorare con un maestro. E successivamente poi, quando il professor Tomaseo ha raggiunto i limiti del pensionamento, ho lavorato per 23 anni con il dottor Giuseppe Di Falco, altro personaggio molto importante dell'ambiente ospedaliero trevigiano, innovativo, con grandi doti manageriali, una persona da cui si può molto imparare su tutti gli aspetti. E lui mi ha aiutato a crescere, mi ha aiutato a raggiungere poi livelli sempre più alti di professionalità, tanto è vero che per molti anni sono stato il suo vice. Nel 2006 sono stato nominato
responsabile della chirurgia di trapianti a Treviso, a cui mi sono dedicato moltissimo. Anima e corpo, diciamo. Moltissimo, ho eseguito più di 300 trapianti renali. Caspita, è un numero che fa molto pensare assolutamente, sì. Per quanto riguarda un'esperienza lavorativa veramente impressionante, dottore. Sì. Oltre, naturalmente, a sviluppare la chirurgia addominale, tutti i suoi aspetti, la chirurgia toracica in tutti i suoi aspetti, la chirurgia della tiroide, e quindi vorrei dire che ho raggiunto un'esperienza tale da potermi ritenere molto soddisfatto di quello che ho fatto. Certo, soddisfatto e ha pagato ovviamente. Nel 2014 poi il dottor Di Falco è andato in pensione e io ho preso il suo posto fino a qualche mese fa e ho continuato a dirigere la terza chirurgia con risultati buoni, credo, e continuando a lavorare sempre allo stesso modo, facendo crescere i più giovani, dedicandomi sempre all'attività di trapianto e ottenendo dei buoni risultati. Dei buoni risultati, assolutamente. Quindi vado in pensione, direi, con una professionalità che mi ha reso dentro molto felice. E questo assolutamente si vede dai suoi occhi, soprattutto ci fa veramente molto piacere, dottore. Occhi che si illuminano, perciò che vuol dire che è assolutamente assodato. Io dico sempre che la chirurgia è una malattia. E quando la acquisisci, allora diventa più forte di te, dedicarti con sempre maggiore esperienza, con sempre maggiore anche professionalità questa branca della medicina. Soprattutto voglia di mettersi anche in gioco nuovamente, certo. Anche a disposizione degli altri, dei cittadini che hanno bisogno ovviamente di un consulto medico o di quant'altro. Dottore, siamo arrivati a questo punto, al momento in cui lei ha accettato il progetto del dottor Cestrone, ossia quello di diventare alla casa di cura Rizzola, lo ricordiamo, sì. Direttore di chirurgia generale. Un progetto ovviamente innovativo, un progetto importante e un progetto, diciamo, che ha preso piede fino al punto di accettarlo senza pensarci due volte, sì. Dottore, senza pensarci. Senz'altro, io conoscevo già il dottor Cestrone perché ha lavorato a Treviso, sì. E quindi ci siamo rivisti dopo tanti anni e l'ho rivisto con molto piacere, molto piacere. Sì, sì. È stato lui a offrirmi questa opportunità e il progetto è molto semplice, sì. Cioè in una casa di cura come la casa di cura Rizzola, che non possiede logicamente le strutture per fare tutta la chirurgia generale, perché sarebbe impossibile non avendo una struttura rianimatoria presente, bisogna puntare, e su questo il dottor Cestrone è perfettamente d'accordo con me, sulla dare all'utente la possibilità di approcciare alla casa di cura Rizzola per risolvere i problemi di chirurgia che definirei piccola e media. Tutta la chirurgia delle ernie della parete addominale, tipo l'ernia inguinale, tutta la patologia della tiroide, la patologia delle vie biliari, la calcolosi della colecisti, sono tutte patologie frequentissime tra la popolazione, che però non trovano la giusta soluzione quando un paziente si rivolge ai grossi ospedali. Io posso portare l'esperienza di Treviso, in cui un paziente affetto da calcolosi e da colecisti non complicata aveva una lista d'attesa di oltre un anno. Ma questo è ovvio perché i grandi ospedali o i grossi reparti di chirurgia generale come era il nostro a Treviso deve dedicarsi soprattutto alle patologie maggiori, neoplastiche e tutt'altro. Certo, c'è un codice da seguire, diciamo, ecco, diciamo una gerarchia, ecco, se vogliamo, tra virgolette. È una situazione ovvia. Certo. Certo. Quindi tutta la patologia benigna deve un po' mettersi un po' da parte sui grossi ospedali, ma non perché, certo, il grosso ospedale non può farla, ma perché proprio non ha attualmente le possibilità di far fronte alla marea di persone che sono affette da queste patologie comuni e che quindi devono mettersi un po' in coda. Quando il dottor Cestrone mi ha offerto questo incarico, io l'ho accettato subito proprio perché, secondo me, il compito di una struttura come la Casa di Cura Rizzola è proprio quello di soddisfare in brevissimo tempo le esigenze di tutti quei malati che hanno una banale ernia inguinale o un laparoncello addominale o un gozzo, certo, o una calcolosi della colecisti non complicata. E quindi offrire un servizio che ti permette di risolvere il tuo problema in un brevissimo tempo, con personale molto specifico. Noi siamo quattro chirurghi adesso là, e tutti
con esperienza, certo. E quindi e questo ha un maggiore valore assolutamente. Dottore, perciò diciamo è nato tutto questo, diciamo, il progetto dall'esigenza di poter soddisfare il cittadino. Il cittadino nei suoi bisogni chirurgici, certo. Più semplici direi, anche certo. Se poi trattare una calcolosi della colecisti o trattare non è una banalità, però per noi chirurghi di una certa esperienza è ovvio che diventa una cosa semplice e a maggior ragione li attratti con un'esperienza più importante, più possibile che ti offre proprio la tua esperienza. Quindi è ovvio che questo secondo me è un input che deve dare la casa di cura Rizzola al cittadino proprio per rivolgersi alla nostra struttura per risolvere questi problemi. Certo, dottore, questo poi sarà utile anche, diciamo, per le future generazioni di medici, anche sarà utile ovviamente per tirare sul nostro vivaio, io lo chiamo come il vivaio calcistico, ecco, dei giovani medici promettenti che abbiamo qui nel nostro territorio, certo. Sono davvero tanti, insomma, tanti, e soprattutto bisognosi di sapere, di approfondire anche e di lavorare sul campo, ovviamente. Sì, per i giovani non è un bellissimo momento questo. Sì, purtroppo è vero. Perché tra l'altro sono giovani molto bravi. Io negli ultimi anni ho seguito molti specializzandi in chirurgia, sì, generale, sì. C'è un primo problema che è legato al sempre minor numero di studenti, di laureati in medicina che si approcciano alla chirurgia generale, anche perché è sicuramente una disciplina che impegna molto. È una missione, diciamo. È una missione che tanti sacrifici. E molto spesso i giovani. I sacrifici non li vogliono, però sì. Certamente sono specializzanti che io ho seguito, sono veramente dei bravi ragazzi che meriterebbero un futuro che gli auguro in una struttura. Che possa essere cominciando proprio dalle basi della chirurgia. Dalla gavetta, come abbiamo fatto tutti noi. Esattamente, esattamente, dottore. Dottore, io a questo punto concluderei la nostra chiacchierata, ovviamente. Riguardava questo progetto con il dottor Cestrone, con la casa di cura Rizzola, lo ricordiamo qui a San Donato di Piave. Una domanda che mi ero riservato per il nostro finale, ossia: oggi un buon medico cosa dovrebbe fare per essere un buon medico, dottore? Oggi come oggi? So che è una domanda che magari non è semplice, però. Allora, per quanto mi riguarda, l'umanità. Le rispondo come ho sempre fatto: prima di tutto, dare attenzione alla persona, sì, che hai di fronte, sì, ai suoi bisogni. Quello che è importante al giorno d'oggi, molto più di una volta, ai tempi del professor Tomaseo, certo, è di parlare molto con i pazienti. Sì. Devi spiegare, devi coinvolgerli, non solo il tipo di patologia di cui è affetto, ma anche il trattamento. Cioè c'è bisogno di questa comunicazione. Il paziente deve essere informato su tutto, perché è giusto che sia così, e quindi devi accompagnarlo nel suo percorso, che va dalla prima visita agli studi preoperatorio, all'intervento, al post-operatorio, eccetera. Non può essere più un discorso veramente di tecnica chirurgica e basta. Certo, certo. Cioè ci vuole molta, molta collaborazione tra paziente umanità. E umanità, tra medico-paziente. È fondamentale al giorno d'oggi, molto più di una volta. Assolutamente, sono d'accordo assolutamente con lei. Dottore, io a questo punto la ringrazio, le auguro un mega in bocca al lupo. Grazie. Per il suo inizio lunedì, vero? Si inizia lunedì? Sì. Lunedì, perfetto, in bocca al lupo, mi raccomando. Io spero di rivederla per fare avanti un secondo incontro per vedere un po' come va la situazione. Lei qua sarà dei nostri, della nostra grande famiglia. Dottore, quando vuole, lei qua sarà sempre il benvenuto, dottore, assolutamente. La ringrazio molto. Grazie, dottore. Ringraziamo il dottor Claudio Caldato, lo ricordiamo, ex primario per quanto riguarda chirurgia a Treviso e ora alla casa di cura Rizzola, grazie al progetto del dottor Cestrone come direttore di chirurgia generale. Grazie davvero, alla prossima. Grazie buon a lei. Lavoro. Grazie a voi, grazie sempre di averci seguito su piavetv.net, mi raccomando sempre sul nostro sito e sulla pagina Facebook, mi raccomando mettete un mi piace ovviamente secondo la vostra discrezione. Un bel mi piace su Piave TV, la nostra pagina Facebook. Arrivederci, grazie, buona giornata.